Guarda le modalità, ecco, il CNR ci ha spiegato che l'obiettivo è del fitorimedio. Praticamente abbiamo piantumato queste 640 talee di pioppi a distanza di 50 cm l'uno dall'altra su filari a distanza di 2 metri, quindi con un'intensità enorme. Diciamo così, questa piantumazione è avvenuta attraverso delle talee. Queste talee nel giro di soli 14 mesi hanno raggiunto altezza di 4-5 metri e diciamo, l'efficacia, secondo le ipotesi che poi sono state verificate, era che l'apparato radicale nella sua intensità avrebbe dato e ha dato la possibilità al terreno di avere una enorme quantità di massa, diciamo così, di materiale organico, che ha permesso lo sviluppo e la riproduzione di batteri che hanno avuto la capacità di spaccare le molecole di PCB, non assorbendo niente, ma spaccandolo. Quando una molecola di PCB viene spaccata, diventa innocua. Nel frattempo, nel contempo, si è verificato che c'è stato un assorbimento anche di ioni di metalli pesanti, che però sono diventati parte integrante delle radici. La sperimentazione, che era prevista di 4 anni, al 14° mese ha rivelato il fatto che i valori del PCB, principale obiettivo della ricerca, sono rientrati nella norma. Questa è una sorpresa e questi risultati saranno comunicati in maniera scientifica dal direttore, dal professor Uricchio, Vito Felice Uricchio, che diciamo, mostrerà i dati tecnici nel convegno del 4 a cui chiunque potrà partecipare.